Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda. Belli. Che belli. Abbiamo cambiato gli occhiali. Abbiamo cambiato anche gli occhiali a Beppe. Sono diventata occhio di lince. Il nostro Beppe. Ma buongiorno. Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda. E l'abbiamo già detto. Buongiorno Savigliano. Benissimo. Carmagnola. Ferma a tutte le stazioni. Benissimo. A Pinerolo. Questa volta niente Pinerolo, no. Hanno soppresso la tratta Pinerolo. Hanno soppresso Pinerolo punto. Pinerolo tutto? Ah no, non è vero, c'è no. Ancora, salutiamo il sindaco. Benissimo. Sì. Di cosa Pino. Parliamo? Chi Pino? Il sindaco di Pinerolo? Ma tu che ne Pino. Sai che si chiama Pino? Pino. Va, smetti. E gli anticorpi. Ma piantala lì, sì. Per piacere. Allora, senti che storia, questo qua ha ricevuto per sbaglio 330 stipendi, tutti in una un botta colpo, sola. Sì, in una botta sola 330 stipendi, che peraltro 329 di questi non erano suoi, quindi immagina. Voglio dire, ecco, poi vi racconto. Però se li hai spesi. È scomparso nel nulla, nessuno sa più niente di lui, tanto per dire, no? Poi parleremo degli alimenti che sono elisir di giovinezza, preparate la lista della spesa, così andiamo tutti infatti a comprare, rimaniamo tutti giovani. Sì. E il poi cavolo. Il cavolo. Ma il cavolo non c'entra niente, più che altro è col cavolo che rimaniamo tutti giovani, ma va bene. E poi parleremo del wasabi, sai che cos'è? Io parlo sempre. Del wasabi? Del wasabi. Vabbè, quella roba lì verdastra. Ah, pensavo che si portarmi il wasabi. Ma non il nai, mamma mia. Oh. Ma va bene, salutiamo, salutiamo. Gli amici del wasabi, sì, che certo. Ne so io, va bene. A quest'ora dormono però. E vabbè, certo, col lavoro che fanno già che dormono a quest'ora. Li salutiamo poi più tardi. Va bene, sì. Dance. Mercoledì 6 luglio e siamo a metà della settimana praticamente e cominciamo a rotolare, sì, verso il weekend. Rotoliamo piano piano, ma delicatamente. Ginevra è più, questo sarà un mese più pallidina, che non... eh? Sì, perché è acqua. Dicevo distillata, che sì, quella è del acqua, da stiro, acqua, vabbè, sì. No, è l'acqua del sindaco. Salutiamo la nostra sindaca Patrizia Manassero, salutiamo anche lei. Scusa. Salutiamola. Certo. Ci ascolta allora, sempre. Sì, scusa. La salutiamo. Anzi. Buongiorno Patrizia. Buongiorno, ma infatti. Allora, ci saluta anche Beppe. Eccolo qua, il saluto al sindaco, benissimo. Sì.
riceve per sbaglio 330 stipendi e scompare nel nulla. Benissimo, cominciamo bene. Chiama lo scemo. Sì, no, ma lui se li è trattenuti tutti. Tutti, e anche le trattenute. Prima. Sta di fatto che è scomparso nel nulla l'uomo cileno che per sbaglio dall'azienda ha ricevuto sul proprio conto corrente tutti gli stipendi dei dipendenti della società per cui lavora. Ok, tu pensa se succede a uno che ne so, faceva i bonifici, era uno stagista. Ma sì, ma veramente. Pensa se succede a uno che ne so della Michelin, che sì, sono un botto di gente. Cioè, questo qui sparisce, ma di sicuro, e infatti questo qui è sparito a causa di un errore, invece dei soliti 500.000 pesos cileni, pari a 545 dollari. Gli sono stati accreditati pari a 500 euro, pari a, vabbè, basta, 1500, che c'è, ma chi se ne frega. Pari a, va bene, 8.000 rubli, pari a, a seconda di chi ci ascolta si faccia il cambio, ma fatevi un po' gli, ecco, infatti, i calcoli vostri. Gli sono stati accreditati, sì, 165.398 358, no, va bene, 851, insomma, 180.000 dollari, una cariolata, 180.000 dollari, insomma, un numero che non si riesce neanche a momenti a leggere, vale a dire la retribuzione di tutti i 330 dipendenti di questa CIA. 333 trentini entrarono a Trento, ma erano in Cile questi qui, comunque, cilando, sì, esatto, della CIA Alimentos, società che lavora la carne, sì. L'azienda, accortasi dello sbaglio, ha telefonato, fa la carne in scatola, ma che ne so, ha telefonato, non è che posso sapere tutto io, la carne, no, vabbè, può darsi, perché la lavora, quindi farà quello. La gelatina cilena. Va bene. Comunque l'azienda ha telefonato al dipendente che in un primo momento si è mostrato collaborativo. Certo. Avrà detto, guarda, ma non preoccupatevi, ve li faccio un giro sicuro. Conto. Esatto. Datemi tutti, datemi l'Iban, l'Iban di tutti gli altri 300 che piano. Poi, piano. Dopo, ma piano, perché dopodiché non si è più saputo nulla, nulla di questo signore. Allora ha mandato una lettera di dimissioni, è stato pure corretto, tramite un avvocato. Sì, una PEC. In più, sì, sì, infatti. La PEC cilena. Non rispondo, com'è una PEC cilena? Come si chiama la PEC cilena? Vabbè. Cenno. Non risponde, per piacere, non risponde più ai messaggi, neanche al telefono, casa vuota, insomma è irreperibile, è scomparso nel nulla. Quando verrà trovato, se verrà trovato, poveri illusi, dovrà affrontare un processo. Ma ci dai, credo. Ma lui, dai, perché ha preso una fortuna, la fortuna di Gali. Fortuna, fortuna che oggi non c'è la luna. Fortuna, fortuna che guardo verso di te. Benvenuta nella mia follia, yeah, yeah, yeah. Questa notte di che è colpa mia, yeah, yeah, yeah. Fortuna, fortuna che non ti fidi di me. Sono fottuto, lo so, ma resta il male minore. Mi hai tolto tutto però, non è così che si muore. Anche se nei momenti deboli tu mi hai tolto dai guai. Proteggimi da me, se cerchi qui non c'è. Fortuna, fortuna che oggi non c'è la luna. Fortuna, fortuna che guardo verso di te. Benvenuta nella mia follia, yeah, yeah, yeah. Questa notte di che è colpa mia, yeah, yeah, yeah. Fortuna, fortuna che non ti fidi di me. E nel buio della notte ognuno prega su Dio. Il tuo amore è già più forte, dura ormai più del mio. Se non ci sei più tu, non c'è più droga al festival. Fortuna, fortuna che non ti fidi di me.
eccoci qua, toc toc, come mi vedi, come mi vedi? Benissimo, più bello? Ti vedo. Più bello? No, ti vedo bello. Uguale a prima, quindi meglio, e quindi sono ancora più consapevole. Vedi i miei difetti? Ne ho, no, ne ho. No dai, sei bellissimo, bellissimo. Ah, come la tua Ginevra, sì. Sì, 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 infatti. Acqua candido, di rose. Puro, altissimo e purissimo. Lievissimo. Benissimo. Sì. Ecco, allora intanto salutiamo Alessandro che ci ha scritto, ci sta ascoltando. Ciao Alessandro. Sì, anche suo fratello adesso, Maurizio. Ma cosa c'entra adesso? A parte che suo fratello non sa. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, gli alimenti, l'elisir di giovinezza. Sì, parliamo degli elisir della giovinezza. No, quelli sono gli alimenti, come si chiamano? Afrodisiaci. Non far gesti! Mi suggerisce anche perché che fa dei gestacci. Dopo parleremo del wasabi. Esatto, ma non è quel wasabi che pensi tu, ma io non lo so. Ah, boh. Per chi non lo sapesse, infatti, c'è un locale che si chiama così, a Cuneo. Sì, ecco. Infatti. No, non è proprio a Cuneo, fuori Cuneo. Fuori, comunque. Fuori mano. Gli alimenti elisir di giovinezza, non divaghiamo, del wasabi parliamo dopo. Una corretta alimentazione ferma il tempo come se fosse un lifting, cari ascoltatori. Migliora salutiamo il anche nostro Alice stato che ti ascolta, generale. Sì. Benissimo. È stata bravissima domenica, 3 ore di musica. Ah, Alice piccola, Alice la tua piccola, sì, bimba, sì, sì, che salutiamo. Sì, bimba. Ciao Ali, bimba un cavolo, perché oramai cresce. Infatti. No, vabbè, ma cioè non si deve più alta di te. Rispetto a noi è bimba, ma in realtà non è più bimba. Io sono più bambù. Tu sei bambù di sicuro. Allora, migliora il nostro stato, non Alice, ma la corretta alimentazione migliora il nostro stato generale di salute, agisce sul metabolismo, rallenta l'invecchiamento e ci permette di rimanere più giovani e pieni di energia, eh? Proprio come noi, vero sì, Paoli? Una delle sostanze anti-age più efficaci per ritrovare una pelle tonica e un aspetto più giovane è il collagene. Se ne sente sempre parlare, sì, no? La colla bianca, ma che colla bianca? Il Vinavil. Colla vinilica. Ma il Vinavil. Il collagene lo produciamo nel nostro corpo, ma purtroppo dopo i 25 anni comincia a diminuire, causando la comparsa delle rughe. Sì, sì. Una ruga è per sempre. E purtroppo è proprio così. Fate il bagno nel Vinavil. Non fate il bagno nel Vinavil, vi prego. La vuoi finire? Che poi magari. Anche per i capelli va bene. Certo. Per i tappi nelle orecchie. Sì, soprattutto proprio a farveli venire. Per aiutare la produzione di collagene, bisogna mangiare, ad esempio, il salmone. Certo. Le uova. Chi non ha un salmone? Chi non ha un salmone? Ecco. Nella vasca da bagno. Ma certo, lo tenete bello vivo, tipo sushi, lo mangiate vivo. Sì, sì. No. Bisogna mangiare il salmone, le uova e il manzo, ma vanno bene anche io. Ho un manzo in cortile. Sì, certo. Sì. Vanno bene anche i semi di zucca e di girasole. Sì. I pinoli. Chi non ha gli anacardi. Ma smettila! Gli anacardi e i semi di sedano, è tutta roba. Vedi che sedano c'era? Sì, di sesamo, ho detto sì. Sì, sì. I famosi semi di sedano, no. E ti fanno rimanere giovani. Aspetta. Come i pinguini, no. Ne parleremo dopo. Dopo, dopo, dopo. Dopo, dopo i pinguini, dopo. Tattici e nucleari. I semi di sedano. Famosissimi. Una foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavolo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. E dal tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esisti. Sei tutta la mia band.
la belle époque. Che tempismo o clock, bel teppismo black block. Che c'hai? Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord. Dai, scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the Road, dammi un ghiaccio nero. Posti che non hai visto mai. Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di sport. Lascia il segno dovunque va. Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare. Guerre lontane, non sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang. Sull'isola leggi il mio passato come Dorian. Giovani, giovani, i pinguini. Giovani, è arrivato la rotina. Ma era donne, è arrivato la rotina. Giovani. Giovani, è arrivato la rotina. Benissimo, ah, siamo arrivati al momento tanto atteso, certo. Quello del wasabi. Sì, rullo dei tamburi. Ecco, peccato che parliamo di un'altra cosa, perché non c'entra niente. Ah, boh. Quello che dici tu. Allora, lo sapevate, lo sapevi anche tu Paolino, che il wasabi che si mangia nei ristoranti. Sì, anche il ballalinda che sushi. Si mangia. Ma cosa c'è il ballalinda? Così, tanto per ma dirne cosa un altro. C'entra? Salutiamo anche Giulio, certo, l'amico, certo, del Giulio. Ballalinda, va bene. Giulio col, allora, col bene che ti voglio. C'è Giulio ti col getti. Bene che ti voglio. Allora, ti butto nel naviglio. Per piacere. Sì, anche suo figlio, sì, fa ma, anche rima. Va bene, allora lo sapevi invece, parliamo sì, di tutt'altro, tutt'altro, poi non capisco il nesso, che il wasabi che si mangia nei ristoranti di sushi o you can eat, ad esempio, sì, no? È in realtà un surrogato, lo sapevi che non è il vero sushi? Certo. Sì, il vero sushi, il vero wasabi. Sì. Il vero wasabi, infatti, può è arrivare... È il tonno in scatola. No, può arrivare a costare fino a 300 euro al chilo. Al è barile. Carissimo. Al barile. Ma che barile? Non è mica petrolio. Allora, il prezzo di questo petrolio condimento... col bene che ti voglio. No, ma veramente, non l'hai preso la pastiglia te stamattina, sei fuori come un terrazzo. Uh-huh. Il prezzo di questo condimento che accompagna solitamente sushi o sashimi è uno dei più costosi al mondo. La salsa viene ricavata da una pianta giapponese, cosiddetta ravanello giapponese, dalle caratteristiche uniche. Si tratta di uno degli arbusti più difficili da trovare al mondo. È indispensabile un costante apporto d'acqua. Ci sono un sacco di pensionati che girano. Per coltivarlo, sì, eh? Sì. C'è un sacco di pensionati che girano a Spinetta per cercare il wasabi, certo, sì, sì, e sbagliano ravanello, strada perché il non ravanello. È a Spinetta. Il famoso ravanello. Sì, certo, di Spinetta. Selvatico. Comunque, sì, per coltivarlo sì, ci vuole un costante apporto di acqua di sorgente, zone di ombre e terreni rocciosi, ha un sacco di balle su wasabi. La temperatura inoltre deve essere fra gli 8 e i 20 gradi durante tutto l'anno, quindi direi che Roaschia non va bene tra gli 8 e i 20 gradi. No. Quella che troviamo nei ristoranti, soprattutto qua in Italia, è semplicemente un surrogato che contiene rafano, coloranti e dolcificanti, in cui probabilmente, se siamo molto molto fortunati, è presente solo una minimissima percentuale della vera pianta di wasabi. Solitamente pensate tra l'1 e il 5% del totale, quindi sì, proprio sì, niente. Niente, il nulla, vabbè, il no, nulla. Non stressiamoci, sai, mettiamo no, un pezzo. Quella salsa piccantissima, sì, proprio, sì, mamma sì, mia. Che, gna, gna, gna. Sì, in gerundio. In gerundio, piccando. Piccando. Bene, sì, cosa ci ascoltiamo? No stress, Marco Mengoni. Le vostre richieste 0171-6983-30. Nuvole nel cielo, marshmallow. Gioventù bruciata in ostello. Fa buio nelle retrovie, ma se arrivi tu torna un sole yellow. Forse tu hai ragione, io sbaglio. Mi dici dove corri, John Rambo. Diversi come techno e tango, Easy Rider spando. Ehi, hey, baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Ehi, hey, baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress, no no no. No funk, no feeling, no punk. Dormivi, no dance.
piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di danza. Hey baby, no stress, fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Ci danno nuvole, anche sentirci alieni a volte ci fa bene, che il buio se ne va. Hey baby, no stress, fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. No stress, Marco Mengoni. Mi raccomando, che continua stressatevi. Il suo tour, sarà a Torino a ottobre. Bene, bene. E noi dobbiamo salutare. Voi biglietti, hai biglietti sì, anche di per Marco lui. Mengoni, sì. Ma non si perde un concerto quest'uomo. Bravo te. Allora, dobbiamo salutare, l'appuntamento è per domani mattina, mi raccomando, sempre sui 100.6. Ci insieme alle 8, eh? Sì. Chi si sveglia alle 8? Perché insomma c'è che anche chi si noi sveglia ci prima. Prima per essere noi qua. Sì, noi sì. Un bacio e un abbraccio. Ciao. Ciao.